Eccoci qua, buonasera a tutti, solito orario, mezzanotte, è stata una lunga domenica di lavoro, una lunga domenica di novità per la nostra regione e quindi abbiamo finito poco fa di guardare, di studiare il provvedimento che ha preso il governo, poche ore fa, subito dopo che in Regione Liguria avevamo firmato un'ordinanza che prevedeva alcune novità importanti per la nostra regione e che restano ovviamente in vigore nonostante il provvedimento del governo, perché le abbiamo prese sulle linee guida del provvedimento del governo, ma sono secondo me molto più precise, più dettagliate, più aperte. E finalmente si apre quella fase 2 che ancora stasera il governo ha rimandato al 4 di maggio per alcuni, ma per lo più ha rimandato invece dopo la metà di maggio e poi alla fine di maggio. Insomma, una scadenza che è tuttora non chiara e soprattutto molto lunga, su cui dovremo ragionare a lungo, anche perché nel decreto che il presidente Conte, come sempre, ha presentato in televisione, francamente non c'è alcun ruolo delle regioni e dei comuni nella scelta per le loro comunità, e su questo io credo che non si possa transigere, anche perché ogni regione, ogni territorio, ogni comune conosce le esigenze della propria economia, dei propri abitanti, il modo di vivere, la conformazione del territorio e non si può pensare che l'Italia sia tutta uno e soprattutto non si può continuare a sospendere, e lo dico subito in apertura, le libertà costituzionali di tante persone. Ormai siamo da marzo che siamo in questa condizione, senza dare dei piani precisi e delle spiegazioni precise. Non si capisce niente, diciamoci la verità. Non si capisce, posso andare a trovare i miei familiari se stanno nel mio comune, se stanno nella mia regione, ma non ci posso andare. Se uno ha un parente a Busalla non ci può andare, se uno c'ha un ci può andare, ma se uno c'ha un parente a Alessandria non ci può andare, se viene dalla Liguria, ma ci può andare, se viene dal Piemonte, ma non può andare a Savignone se invece viene dall'altra parte. Insomma, francamente è un casino, ora lo dico con tutto rispetto per la difficoltà di questo lavoro e di conciliare le esigenze di ripresa dell'economia, però non si può presentare un progetto del governo che dice il 4 riapriamo un po' di manifattura, non sappiamo dove mettere i bambini, non sappiamo se riaprire le scuole, anzi non le riapriamo a settembre, però faremo gli esami, e dall'altra parte però i ristoranti aprono il 18, non possono neanche fare takeaway, in Liguria sì, perché l'abbiamo deciso noi, non si può. Lo sport si può fare, ma boh, non si capisce quanto distante da casa. Insomma, dopodiché, parrucchieri ed estetisti se ne riparla a giugno. Il turismo certamente ripartirà, ma non si sa quando ci si può spostare. Poi uno si può spostare per trovare i familiari, per lavoro, ma dove si può spostare? Quando? Non c'è un piano, non c'è una tempistica. Spalmiamo tutti in un mese e mezzo, restano le autocertificazioni, continua a essere una situazione di grande confusione. Lo dico col dovuto rispetto, ma continuo a dire che la Costituzione non si può sospendere per 3-4 mesi attraverso i DPCM. Le regioni hanno le loro prerogative, i comuni hanno le loro prerogative, il governo ha le sue prerogative. Ognuno torni a legiferare in quello che è nella legislazione sua, e quindi industria, turismo, commercio, tutto quello che riguardano le regioni, è bene che se ne occupino le regioni, così come credo anche sulla sanità. In tutta franchezza, la maggior parte delle regioni abbiano fatto un gran buon lavoro. Dopodiché, allora, noi oggi i dati ci dicono che ancora cala il numero di ospedalizzati nel nostro territorio. Poi ci sono le opposizioni, che sono quelle stesse opposizioni che appoggiano questo governo, che vi tengono chiusi in casa, che non vi fanno aprire i negozi, che non si può andare a correre in Liguria sì, che non si può andare in bicicletta in Liguria sì, che non si può andare a pescare in Liguria sì, che non si può andare a fare due passi col proprio cane in Liguria sì, che non. Quelle opposizioni lì che dicono che è folle, fa bene Conte a spalmare tutto. Io credo e mi fido dei cittadini della Liguria. Sono certo che tutti abbiano a cuore la propria salute, che le persone saranno serie, che si comporteranno in modo serio, che useranno le mascherine dove devono metterle. Il governo vuole imporre l'obbligo di mascherine e poi dall'altra parte impone l'obbligo di mascherine che non ha saputo trovare neanche per i medici. Oh ragazzi, va bene tutto, però io francamente delle finzioni sono un po'
poco stanco. Dopo 3 mesi complicati, difficili, con i morti, abbiamo faticato, abbiamo pianto, abbiamo fatto una vitaccia d'inferno tutti noi. Adesso basta giocare. Se si mette l'obbligo di mascherine, le mascherine ci devono essere. Non poi abbatteremo le tasse sulle mascherine con il prossimo provvedimento, poi toglieremo l'IVA, poi le troverete. Sì, poi finirà anche il virus, poi. Però adesso per il momento stiamo giocando con niente. Allora, io non voglio essere polemico, voglio ricostruire le cose che abbiamo fatto oggi. In Liguria calano i numeri degli ospedalizzati, per grazia di Dio, per fortuna e per bravura dei nostri medici, dei nostri servizi di prevenzione. Allora, abbiamo negli ospedali poco più di 800 persone ricoverate, eravamo arrivati a averne più di 1300, abbiamo in terapia intensiva 80 persone, eravamo arrivati ad averne quasi 200. I posti, ieri abbiamo chiuso a San Martino reparti Covid, li teniamo belli incelofanati, pronti con i respiratori, i CPAP, con tutte le organizzazioni per poterli riaprire un secondo dopo, che dovessero servire, ma io spero francamente che non servano più. Dopodiché, se servisse, siamo assolutamente pronti a riaprire tutto. Poi abbiamo aspettato di capire che cosa volesse fare il governo, ma come dalle ultime 2 settimane, grande confusione su tutto questo. Allora, noi abbiamo già dalla settimana scorsa consentito alcune attività nel nostro territorio: i giardinieri, la silvicoltura, la consegna delle barche costruite dai nostri cantieri, un po' di operatività nelle darsene. Oggi facciamo un passo in più. Da domani potrete andare a ritirare la pizza, gli spaghetti, il gelato, quello che, le acciughe fritte, quello che vi piace dagli artigiani, un dolce dalla vostra pasticceria, dalla vostra pizzeria, dal vostro ristorante di fiducia, con la modalità, per una modalità takeaway. Ovviamente non potete consumarlo lì, però non ci sarà solo più bisogno di telefonare, farvelo portare a casa. Telefonate dall'ufficio da dove vi trovate, poi passate, lo ritirate e lo portate alla vostra famiglia e lo mangiate a casa. Credo che sia un piccolo aiuto che consente a chi è stato aperto in questi giorni di avere un po' più di lavoro, e a chi invece è stato chiuso a cominciare a riscaldare le cucine, diciamo a ripartire in vista di, bontà sua, pare la metà di maggio, il 18, che è un po' più della metà di maggio. Forse anche il governo si accorgerà che ristoranti, bar, pasticcerie, tutti gli artigiani del cibo, le pizzerie, le raviolerie, le hamburgerie hanno bisogno di lavorare, perché con 600 euro in 3 mesi, francamente, una famiglia non ci vive. Allora, noi da domani, se potete, potete fare questa roba qua. Poi finalmente chiariamo che cosa potete fare, perché se no esco di casa in prossimità dell'abitazione, in prossimità 200 metri, no 150, no 150 ma di là dalla strada, no 200 ma dalla parte opposta del parco. Allora, facciamo così: potete uscire di casa da soli, andare a correre, andare in bicicletta, andare a fare sport, purché lo facciate ovviamente a distanza, mi raccomando, perché questo è un gesto di grande responsabilità che facciamo tutti insieme. Saper uscire di casa e saper combattere il coronavirus con il nostro saggio comportamento, con attenzione. Io credo che gli italiani siano persone serie, che hanno imparato quello che non va, quello che abbiamo fatto di sbagliato, gli assembramenti, quello che ha consentito al virus di farci tanto male, e non lo rifaranno nel prossimo futuro. Ne sono abbastanza sicuro di questo. E quindi potete uscire, potete andare a correre nel vostro municipio se vivete a Genova, che è già piuttosto vasto, oppure potete andare a correre nel vostro comune se abitate in un comune più piccolo. E io credo che, come si dice, sappiate farlo con attenzione, a 2 metri di distanza, da soli, però potete fare movimento, così come le famiglie possono uscire a fare quattro passi insieme. Perché se io vivo con mia moglie, io non vivo con mia moglie, come sapete, perché lei sta a Milano in questo momento, la saluto, ciao Siria, ormai sono 8 settimane che non vedo mia moglie, ma sono sicuro che ci ritroveremo molto presto. Bene, se state con vostra moglie, se state con vostro marito, se state con vostra moglie e un figlio piccolo, se state con vostro marito e un figlio piccolo, potete uscire di casa e andare a fare quattro passi nella vostra città.
stando anche più vicini, perché se vivete insieme, dormite con vostro marito e vostra moglie, il vostro figlio magari viene nel lettone la mattina a svegliarvi, vorrei capire quale follia è che non possiate camminare vicino in mezzo alla strada. Non sarà certamente la passeggiata a infettare l'uno con l'altro, se si vive insieme evidentemente un rischio si corre, però ognuno sa che cosa fa l'altro componente della famiglia e sono certo che le prime persone che saranno attente ai loro parenti saranno appunto i familiari che non vogliono certamente contagiare un figlio o una moglie e quindi potete uscire a farvi quattro passi. Vi dico di più, ovviamente possiamo anche fare alcuni lavoretti che dobbiamo cominciare a fare perché c'è gente che ha lasciato la propria casa, la propria seconda casa chiusa da febbraio, magari è scoppiato un tubo per il freddo, era ancora inverno pieno, magari è crollato un muretto perché un cinghiale gliel'ha buttato giù, magari non si apre il cancello elettrico, magari non funziona la caldaia, magari nella barca che avete in qualche marina, in qualche molo, in qualche posto è entrata l'acqua, la sentina, la pompa di sentina è spenta da troppo tempo, dico cose a caso ovviamente, le vele marciscono nel gavone, si può andare a buttare un occhio, a fare qualche lavoretto, a mettere l'olio alle sartie, a tutto quello che serve a vedere se il motore ancora ci ha piovuto sopra, allora si può prenderla in solitudine. Ovviamente, e in solitudine andare a vedere la propria seconda casa o la propria barca. Non potete dormire lì, dovete tornare la sera al vostro domicilio perché si tratta di uno spostamento legato a un lavoro che dovete fare, ma potete andare a controllare e cominciare a fare anche quei piccoli lavori che poi serviranno quando di qua a una o due settimane, spero, si consentirà a tutti di muoversi almeno nelle province della stessa regione, almeno nelle province della stessa regione. Poi bisogna ragionare bene della ricongiunzione dei familiari, perché ci sono persone che magari hanno un figlio e una figlia che vive con il coniuge separato, che so io, in Piemonte piuttosto che in Toscana, piuttosto che in Umbria, e magari uno non vede il proprio figlio o la propria figlia da 5-6 settimane. Allora io credo che sia una libertà anche quella, con attenzione, con serietà, con la propria macchina, da soli, però andare a trovare un familiare, un figlio che uno ha con il coniuge separato, penso che sia un'esigenza primaria. Insomma, le libertà in Italia sono previste dalla Costituzione. La libertà di muoversi liberamente nel territorio nazionale è una libertà per cui ieri abbiamo celebrato il 25 aprile. Bene sospenderla in un momento di grande difficoltà, e ci mancherebbe altro. Noi in Liguria siamo stati i primi a rimpatriare turisti che erano venuti da noi, hanno portato il virus in albergo, abbiamo usato la protezione civile. Certo, perché era un momento di grande epidemia. Poi abbiamo chiuso le scuole prima di altri, e ci mancherebbe altro. L'abbiamo fatto prima che ce lo dicesse il governo, quando c'era ancora il balletto, ve lo ricordate? Il balletto, Milano non si ferma, tutto aperto, tutto chiuso, gli aperitivi, gli spritz sui navigli e quant'altro. Noi qua già chiudevamo le scuole, siamo stati i primi a chiudere le scuole, siamo stati i primi a chiudere i confini, siamo stati i primi a rimpatriare le persone che erano venute da noi inopinatamente in piena epidemia. Quindi non ho nessuna timidezza a fare quello che serve, a chiudere anche rigorosamente quando si tratta di difendere la salute delle persone. Però non si può stare 5, 6, 7 settimane senza muoversi sul territorio nazionale, perché la libertà di movimento è un bene costituzionale. Andare a trovare i propri genitori, i propri parenti, le proprie mogli, i propri figli, separati o meno che siano dai genitori, andare a trovare amici, partecipare a situazioni in cui ci si scambiano idee, spostarsi è una libertà costituzionale, si può interrompere per un po', magari con un voto del Parlamento meglio che non con una conferenza stampa, però poi bisogna spiegare ai cittadini, bene, fino a quel giorno lì è sospesa, ma da domani potete, da dopodomani potete, non forse se vedremo quando, tra un mese, no. No, ragazzi, stiamo parlando di cose serie. Il coronavirus è una cosa seria. Il coronavirus ha ucciso, uccide e ucciderà ancora. Lo sappiamo e bisogna stare attenti, ma il nostro percorso è educare le persone a fare una vita normale in tempi di coronavirus. Normale con la prudenza, l'attenzione e le precauzioni del caso, ma non bloccare tutto il paese, non bloccare tutto il paese, non lo si può fare perché ne va della nostra libertà, la libertà di movimento.
La libertà d'impresa, io sono un imprenditore, ho aperto una gelateria, ho aperto una rosticceria, ho aperto una piccola fabbrica artigiana, ho aperto un posto dove ho messo i miei soldi, dove rischio, dove magari lavoro con i miei figli, dove ho dei collaboratori che lavoro. Si chiama libertà di impresa. Io non voglio vivere con un sussidio da 600 euro che forse arriva, forse non arriva. Io non voglio vivere dell'elemosina di nessuno. Io non voglio, voglio vivere del mio lavoro. Voglio poter andare nella mia bottega, nella mia piccola fabbrica, nel mio laboratorio, nel mio campo, nel mio cantiere edile, voglio poter lavorare, voglio andare nel mio ristorante, voglio andare nella mia creperia, nella mia pizzeria e lavorare del mio lavoro, quello per cui ho programmato la mia vita con la mia famiglia. Posso non farlo per un periodo di tempo perché il diritto alla salute prevale, quindi sacrifico la libertà di impresa al diritto alla salute di tutti noi, ma poi superato quel momento gravissimo, breve, che non può essere lungo, dopo devo poter andare a mantenere la mia famiglia col mio lavoro, perché il lavoro è diritto costituzionale. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza, non sui 600 euro se arrivano, neppure sulla cassa integrazione, tutti strumenti benedetti per l'amor del cielo per aiutare le persone, ma è sul lavoro che si fonda la Repubblica Italiana. E quindi io devo poter tornare a lavorare e con le mie mani, il mio cervello, il mio impegno mantenere me stesso e la mia famiglia. Puoi non farlo per 2 settimane, per 3, per 4, per 5, non puoi farlo fin quando ce ne voglia e soprattutto senza saperlo. Devo sapere che io il 2 marzo, il 2 maggio, il 4 maggio, l'8 maggio tornerò a lavorare e potrò fare la mia vita con le regole, ovviamente, che stabiliremo insieme, con i guanti, con la mascherina, a seconda di dove lavoro. La mascherina è utile nei posti chiusi, non è utile nei posti aperti. Bene, ditemi le regole, ditemi che nella mia gelateria bisogna entrare uno alla volta se è 20 metri quadri, due alla volta se è 40 metri quadri, ditemi che il mio ristorante può avere più tavoli all'aperto e meno tavoli al chiuso, ditemi che chi viene a scegliere un divano, una poltrona nel mio negozio di mobili deve entrare con la mascherina. Bene, ditemi che se faccio l'artigiano edile e vado a lavorare nella casa di qualcuno devo mettere la mascherina se sono al chiuso, posso lavorare solamente con un po' di collaboratori per tenere lo spazio più ampio tra di noi. Tutto giusto, tutto quello che deve fare un paese serio, dare delle regole, controllare che le persone applichino le regole e poi però contare sul fatto che c'è persone intelligenti, capaci, oneste, che hanno voglia di tornare a lavorare, che hanno voglia di tornare a vivere, che hanno voglia di tornare a uscire, che hanno voglia di farlo in sicurezza, senza mettere a rischio la loro famiglia e che sono pronte a farlo. Allora, questo stiamo facendo in Liguria. Siete dei pescatori? Volete andare a pescare da una scogliera nel fiume vicino a casa vostra? Andate a pescare sul fiume vicino a casa vostra o sulla scogliera davanti a casa, perché i pescatori si fanno da soli. Andateci in solitudine, ovviamente, non andate in gruppo a far caciara. Andate con la vostra, tanto la caciara i pescatori non la fanno perché il rumore spaventa i pesci e quindi sono normalmente persone solitarie e silenziose, quindi educate per bene e ordinate. Vorrei capire per quale ragione non possono andare a pescare, non possono uscire di casa per andare a coltivare il loro hobby. Sono mesi che mi scrivono coloro che hanno un maneggio, che hanno box, cavalli chiusi in un box da mesi. Un cavallo chiuso in un box è ovviamente un animale in gabbia, e come tutti gli animali abituati a muoversi, a correre, soffrono. Allora, anche lì i cavalli non attaccano il virus, i cavalli non stanno appiccicati gli uni agli altri, men che meno con un cavaliere sopra. Non vedo per quale ragione una persona che ha un cavallo, capisco che sia uno sfizio, non è un bene primario avere un cavallo, ma se uno nella vita ha la passione di avere un cavallo e con i suoi soldi e il suo lavoro si mantiene un cavallo, non vedo per quale ragione non possa andare a cavallo senza dare fastidio a nessuno in uno dei sentieri delle nostre bellissime montagne, per lo più vuoti di tutte le persone, lui e il suo cavallo. Il cavallo non farà male a lui, lui non farà male al cavallo, e quindi non ci sono
problemi neppure da quel punto di vista, un po' come molto più semplicemente lo facciamo tutti, una mountain bike, una bicicletta, se vai da solo, certo, non il gruppo di amici della domenica che vanno in bicicletta, poi si fermano alla trattoria, si mangiano il coniglio alla ligure, eccetera, eccetera. Quelle attività che faremo un po' più avanti, lo capisco anch'io, non sono mica pazzo. Quella è una roba che verrà col tempo. Adesso però, se una persona da sola che si allena vuole uscire e farsi un giro nel suo quartiere in bicicletta, francamente non vedo per quale ragione da solo io glielo debba impedire, il governo glielo debba impedire, perché è una sua libertà. Ma non è solamente la libertà di poterlo fare, è la libertà di coltivare la propria salute. Perché oggi noi siamo tutti concentrati giustamente sul coronavirus, ma domani tante persone che hanno il diabete, hanno glicemia, hanno malattie cardiovascolari, sono sovrappeso e devono dimagrire, senza contare invece le persone veramente che hanno problemi seri, come i ragazzi portatori di qualche problema tipo l'autismo, che hanno nei percorsi di uscita di casa pezzo della loro formazione. Anche oggi puoi andare lì, ma col certificato medico, se il certificato medico, basta, dai, basta, su, siamo seri. Abbiamo letti negli ospedali, abbiamo le terapie intensive che si stanno piano piano vuotando, stanno diminuendo anche i letti nelle medie intensità di cura, abbiamo aperto strutture, Viale Cembrano, Sestri Ponente, la nave nel porto di Genova, il Falco Matà a Spezia, ne stiamo aprendo la scuola di polizia penitenziaria di Cairo, stiamo allestendo letti, stiamo facendo un sacco di cose che terremo pronti fino a quando non avremo un vaccino per il coronavirus. Resteremo seri, concentrati e controlleremo ora dopo ora l'andamento della malattia. È chiaro che se dovesse tornare da qualche parte a crescere il tasso di contagio, siamo pronti a chiudere, a modificare le nostre abitudini di vita, però io penso che sia importante riuscire a vivere fuori, a lavorare, a tornare appunto a esercitare quella che è la nostra Costituzione, il paese che amiamo, cioè fatto del lavoro, fatto della libertà di spostamento, fatto della libertà di culto, perché sono riusciti, neppure noi abbiamo dato indicazione ai sindaci, come è giusto che sia, che decidano loro, di scegliere cosa fare con i loro cimiteri, se sono abbastanza grandi, se hanno un parcheggio vasto fuori, se ovviamente si può andare lì senza bisogno di incrociarsi, appiccicarsi tutti, si può andare a salutare un parente morto. Non abbiamo neanche salutato le povere persone che sono morte durante questo coronavirus, magari qualcuno un fiore sulla tomba lo vuole portare, sia delle vittime nuove, sia dei nostri cari defunti di prima. Che male ci sarà mai a fare una cosa del genere? Siamo riusciti a non autorizzare neppure le messe, non è stata detta una parola chiara neppure per le messe. Le messe non sono discoteche, diciamoci la verità, non è che c'è una bolgia di giovani scapestrati che si appiccica sudaticci l'uno all'altro con un bicchiere in mano. A messa, soprattutto alcune messe, la mattina presto, la sera, ci vanno delle persone in preghiera che se ne stanno per i fatti loro, ricordano magari il marito, la moglie che non c'è più, fanno una preghiera che fa bene a tutti noi se la fanno. Le chiese normalmente hanno, magari quelle più piccole, possiamo anche dirottare i fedeli verso una chiesa più grande lì vicino, però da qualche parte possiamo consentire alle persone di andare a dire una preghiera dentro una chiesa dopo 6 settimane? Io penso che si possa fare senza particolari rischi per la popolazione, basta che le persone, se poi siamo in chiesa, ci teniamo la mascherina in un posto chiuso, vicino, mi sembra una persona, una cosa normale, cioè non sto dicendo robe per cui serve un comitato tecnico scientifico, serve un po' di buon senso. Se una persona alle 6 della mattina si sveglia, va dal suo parroco, magari stiamo attenti ai riti della comunione, alle distanze, insomma, si basta prendere un poco di precauzioni e penso che insomma sia di conforto per tutti poter fare una cosa del genere in qualche modo, no? E non vedo perché il governo sia riuscito a non dire nulla neanche di questo. Poi dietro la protesta dei vescovi ora ha detto che farà delle direttive per ragionare. Però da noi i cimiteri, se i sindaci pensano che sia giusto, se i sindaci pensano che sia sicuro, li possono aprire già da domani e quindi spero, penso che qualche sindaco aprirà un cimitero e noi potremo andare a dire una preghiera magari a qualche caro che non c'è più. Sono cose normali quelle che abbiamo autorizzato in Regione Liguria.
Liguria. Attenzione, con grande prudenza, avevamo fatto la settimana scorsa i cantieri nautici che consegnassero le barche già pronte, così magari incassavano qualche soldo per pagare i dipendenti. L'abbiamo fatto sulle manutenzioni delle barche presenti nelle marine. Abbiamo riaperto un po' d'edilizia, che forse il governo riapre il 4 di maggio, da noi è già aperta. Quindi se avevi un pavimento a metà, una grondaia che perde, un tetto da impermeabilizzare, ora che è la bella stagione, era il momento di farlo e lo abbiamo fatto già settimana scorsa, l'abbiamo fatto per i giardinieri, l'abbiamo fatto per i silvicoltori. Adesso aggiungiamo il take away, l'asporto per i ristoranti, aggiungiamo i proprietari che possono andare alle seconde case, alle loro barche, a fare minuta manutenzione anche in economia, perché magari uno c'ha un piccolo gozzo con cui va a pescare e non vuole pagare nessuno, perché se lo rivernicia da solo, se lo scartavetra da solo, e visto che magari la sua fabbrica è ancora chiusa, c'ha anche qualche ora libera e si porta avanti. Mi sembra una cosa francamente sensata. Poi abbiamo autorizzato di aprire anche i negozi per le scarpe dei bambini, perché se no, anche qua nelle follie generali di sto paese, se un bambino è cresciuto negli ultimi 60 giorni può comprare un vestitino, ma deve andare a piedi nudi perché non gli stanno più le scarpe. Vabbè. Insomma, abbiamo rimediato a un po' di cose. Io vi prego davvero di fare tutto quello che vi ho detto con grande, grande, grande attenzione, prudenza, perché la cosa fondamentale è riuscire a uscire di casa e rimettersi tutti quanti a lavorare, a esercitare quei grandi diritti, doveri che sono di un paese bello e importante come l'Italia, di cui abbiamo celebrato ieri la liberazione. Di farlo senza mettere a rischio noi stessi, le nostre comunità, le nostre famiglie. Per farlo servono delle regole molto semplici che vi abbiamo detto mille volte, ve le ridiremo. Stiamo organizzando corsi di formazione professionale per i lavoratori, stiamo organizzando informative per la popolazione, però sono sicuro che se vi interrogo voi sapete già che bisogna stare a 2 metri di distanza, che se ci si avvicina oltre il 1,5 metri è bene indossare la mascherina, che bisogna lavare spesso le mani, che bisogna non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani se non dopo essersele lavate dentro casa propria, che bisogna evitare gli assembramenti, che bisogna stare con le stesse persone magari un po' più vicine se sono i familiari, ma con amici anche che incontriamo per strada salutarci un poco discosti, non entrare tutti insieme nei luoghi pubblici, tipo al supermercato a fare la spesa. Insomma, avete capito che la distanza e l'igiene delle mani e del nostro corpo è parte fondamentale e dobbiamo imparare a farlo senza per questo rinunciare ovviamente a tutto il resto della nostra vita. Allora, il decreto del governo prevede alcune cose, non molte di novità. Speriamo che nelle settimane prossime, visto che ancora una volta non chiedono nulla ai governatori delle regioni, non hanno previsto esplicitamente la possibilità ordinativa delle regioni, non hanno previsto nulla di tutto questo, noi continueremo a farlo comunque. Se vogliono impugneranno le nostre ordinanze, io non credo, perché con il governo abbiamo tenuto sempre un rapporto di, come si dice, di vicinato cordiale, magari ogni tanto alcune cose hanno ecceduto, però pazienza, nei momenti di difficoltà non è il caso di rivangare, di far polemiche, insomma è bene andare avanti, guardare l'obiettivo tutti quanti, però noi continueremo a fare le nostre ordinanze, a scegliere quello che riteniamo giusto per le nostre persone, lasciando che il governo decida sui grandi temi di questa nazione. Ci mancherebbe altro, né al dovere né al diritto, magari vada qualche volta in Parlamento anche a farcelo approvare dal Parlamento, così come però, siccome la Costituzione prevede che sull'industria, sul commercio, sull'artigianato, sul turismo le regioni abbiano voce in capitolo, io questa voce in capitolo nell'interesse dei Liguri la eserciterò sempre e non sono disposto a cedere un millimetro della sovranità che la Costituzione affida alle regioni per queste attività, perché sono sicuro che conosciamo meglio a Imperia, a Savona, a Genova, a Spezia, quelle che sono le esigenze di un pescatore ligure, di un contadino ligure, di un operaio ligure, di un bagnino ligure, di un gestore di alberghi liguri, di un ristoratore ligure. Lo sappiamo sicuramente meglio di quanto non lo sappiano a Palazzo Chigi, e quindi con grande serietà, con grande stima reciproca, però ognuno faccia il suo e decida ovviamente per quanto la competenza della Costituzione affidano a ciascuno. Quindi
appena sarà possibile, e io insisterò all'infinito, che riaprano i negozi, che riaprano i ristoranti, che riaprano i bar, con tutta la prudenza del caso, ma se uno vuole andare in un negozio, uno alla volta, in fila, in coda fuori, 2 metri l'uno dall'altro, tocca a Toti. Bene, Toti entra, se ha bisogno di comprarsi un paio di jeans per l'estate, se li compra e magari il negoziante quella sera mangia. Poi tocca a Rossi, che è stato 2 metri fuori, torna, si deve comprare una polo e si comprerà una polo. Poi tocca alla signora Verdi, che deve fare il regalo di compleanno al marito, che ha aspettato pazientemente fuori, entra con la sua mascherina nel negozio e compra il regalo per il marito. E lo stesso vale per gli altri negozi, perché così dovremo vivere nei prossimi mesi e così dobbiamo abituarci a vivere fin da subito, perché non sono disposto io, come cittadino, non come governatore della Liguria, a rinunciare alle mie libertà personali ancora molto a lungo di fronte al fatto che si presuppone che io non mi sappia comportare bene. Siccome io mi so comportare bene, sto a distanza dalle persone, non li tocco, non le stringo la mano, aspetto il mio turno quando vado a fare la spesa alla Coop qua sotto, faccio tutte le cose in modo ordinato, da cittadino pretendo che lo Stato mi consideri un cittadino come è giusto che sia, per bene, che fa le cose per bene. Ecco, allora. Noi continueremo a lavorare per riaprire questo paese e questa regione al più presto, sperando che il governo non voglia mettersi di traverso sempre e comunque sulla base di prudenza eccessiva. Non lo so, però guardate, io credo che la prudenza sia quella di educare i cittadini a uscire e tornare a lavorare, non sia quella di impedirli e considerarli dei bambini sciocchi che non riescono a gestire la loro vita se non li tieni chiusi in casa, perché questo non è essere cittadino, non è essere elettore. Poi un giorno parliamo anche delle elezioni, perché poi a giugno e a luglio questo governo prevede che voi paghiate le tasse, che voi andiate a lavorare in fabbrica, che voi andate a lavorare in cantiere, che ognuno faccia il suo, che si paghino gli affitti, che si paghino i mutui, ma vorrebbe dire che non si può votare per 20 milioni di italiani dopo che non hanno già votato per il Parlamento. Anche su questo poi ne ragioniamo, ma non è una priorità. Poi il voto ci pensiamo un'altra volta, però libertà. Libertà di lavoro, libertà di spostamento, libertà di culto, libertà delle proprie idee, quindi di potersi anche incontrare per dirle, e libertà di andare a votare, perché non è indifferente andare a votare il prima possibile, è una libertà fondamentale. È giusto salvarsi dal coronavirus, ma non è giusto salvarsi dal coronavirus in un paese che non va a votare, che non considera il lavoro una priorità, che non considera la libertà di spostamento una priorità. Noi bisogna salvarci dal coronavirus, ma anche salvare la nostra vita e i nostri valori. Allora, ora tolgo il telefono da un attrezzo che mi ha regalato mia moglie con Amazon e che mi è arrivato oggi, in cui ho dedicato mezz'ora a montarlo. Non so se avete visto la differenza di qualità di questa diretta, ma almeno non ho tenuto un braccio, che sennò poi quando finisco di fare la diretta con voi la sera c'ho sempre il braccio anchilosato lì, un po' stortignaccolo. Però ora l'ho tolto da questo strumento che mi ha regalato mia moglie, che io con qualche difficoltà ho montato, e vi porto però, come facciamo sempre, a vedere il nostro bellissimo panorama della nostra Genova, che da domani, insieme alla Liguria che si vede laggiù in lontananza, è un po' più ordinata e un po' più libera. Ora ve la faccio vedere, come sempre, eccola qua, il nostro tricolore, perché noi siamo liguri e siamo anche italiani, ovviamente, siamo tutte e due le cose, e vogliamo avere un governo che ci governa come italiani e vogliamo avere degli enti locali, dei sindaci, delle regioni che si occupano degli interessi della Liguria, perché questo prevede l'ordinamento della Repubblica italiana. Ebbene, anche in tempo di coronavirus, tenere ben presente, perché io ascolto tutti, i virologi, gli scienziati, i dottori, i professori, però poi la Repubblica Italiana prevede che ci siano alcune libertà fondamentali che vanno tutelate per tutti noi. Eccola qua, la lanterna, lo skyline della nostra Genova che va su sui colli, lassù ci sono i nostri forti della Repubblica Marinara, la più lunga rete, lo sapete, di fortificazioni
visibile anche dallo spazio, un po' come è la seconda più lunga rete di fortificazioni ancora esistente dopo la muraglia cinese. Non lo sa, qualcuno forse non lo sapeva, qualcuno lo sa, glielo dico io. Quindi è anche una cosa, per esempio, sui forti lassù spesso ci vanno poche persone. Se andate a fare un giretto, se siete di Genova nel comune con la mountain bike sui forti, fate un bell'esercizio e vedete uno spettacolo straordinario. Le nostre navi, laggiù c'è la nave ospedale, ho sentito una bellissima testimonianza a Primo Canale stasera di una OSS, di un'operatrice sanitaria che ha avuto il Covid, è guarita e ora è lì a fare convalescenza e faceva i complimenti al personale della nave, a tutti gli infermieri e i medici che la stanno curando, quella sua bellissima cabina, e anche al cuoco ha detto che si mangia anche molto bene, certamente meglio di come ho mangiato io, che ormai, come dire, qualche praticità con i fornelli l'ho presa in queste settimane, ma insomma, diciamo che sbando ancora abbastanza sulle ricette, anche se non mi avventuro in ricette particolarmente elaborate. Poi c'è una nave Costa, c'è una nave MSC, perché come ho detto più volte i nostri porti sono aperti per coloro che fanno crociere da noi, per il nostro porto è un porto sicuro per tutti gli uomini che vanno per mare, perché noi siamo una repubblica marinara che ha sempre avuto nel mare un suo alleato e non lasceremo mai una nave senza un porto sicuro. I nostri ragazzi della Protezione Civile hanno sgomberato quelle navi dei loro ospiti, li hanno rimandati ognuno a casa loro in sicurezza, ora c'è un po' di equipaggio che le tiene lì, sono in quarantena, in uno e in un'altra no, perché non c'erano casi Covid, per fortuna è una nave pulita, aspetteremo che riparta dal nostro porto quando finalmente anche le crociere, quelle magari un filo più avanti, ora, tanto per dire che non siamo degli sconsiderati che vogliono fare tutto in un minuto, siamo delle persone serie, pensare di andare in crociera a giugno, evidentemente no, ma neanche a luglio penso, forse neanche ad agosto, magari da settembre cominciamo a ripensare anche a quello che è un grande lavoro. Eccolo qua, Palazzo della Regione, dove torniamo domani mattina a lavorare. Il porto, vediamo il lampo della lanterna che ci fa sempre compagnia. Eccolo lì, vai, la lanterna c'è, quindi il porto c'è, quindi tutto è in ordine quando la lanterna illumina Genova e noi ce ne andiamo a letto e domani continuiamo a lavorare per far ripartire questa regione in sicurezza, serietà, educazione, rispetto, ma nella consapevolezza che dovete avere tutti voi, che dipende da voi, che non siamo bambini, che non dobbiamo essere trattati come persone incapaci, ma dobbiamo dimostrare a noi stessi, alla nostra comunità, al nostro paese, che siamo in grado di battere il coronavirus e di farlo tornando a lavoro, tornando a scuola, tornando a vivere, tornando a fare sport, tornando ad incontrare parenti ed amici, senza per questo infettarci e farci del male. Credo che siamo in grado di farlo e lo faremo. Allora, eccoci qua, mezzanotte e 35, vi auguro una buonissima notte, noi ci siamo, noi continuiamo a lavorare insieme, continuiamo a lavorare con i nostri commercianti, artigiani, agricoltori, imprenditori, operai, proprietari di stabilimenti balneari, giovani che studiano. E vedrete che la Liguria ripartirà. Abbiamo chiuso prima di altri, abbiamo contenuto il virus più e meglio di altri, ora ripartiremo prima di tutti gli altri e ce la faremo anche con le nostre forze. Ciao ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani.